Maggio-giugno è il tempo delle ciliegie e noi oggi parliamo di ciliegie, ma non di ciliegie come frutto, ma come ciliegie manifestazione, perché a Taggia il 9, domenica 9 giugno, ci sarà la seconda edizione, un ripescaggio della festa bellissima e gustosissima delle ciliegie. Ne parliamo con la presidentessa della Proloco, Maddalena Pastrino, e con la delegata a questa manifestazione, alla cultura, Laura, assessore, come sei assessore? No. Presidente del Consiglio Comunale. Perfetto. Roberto. Cominciamo da Laura. Da Maddalena, sì, scusa. Sì, finalmente siamo riusciti di nuovo a rimettere in piedi questa bellissima festa alla quale Taggia è particolarmente legata. Felicissima come Proloco, come presidente della Proloco, di poter partecipare a questo evento, grazie al comune, grazie a Laura che insomma ci ha coinvolto in questa bellissima cosa. Ma... brava Laura, eh? Laura Cane, presidente del Consiglio Comunale, praticamente dopo il sindaco è la persona più importante. Perché sono un adulatore, Roberto. È vero. Perché Taggia è importante per questa manifestazione? Perché un tempo Taggia era la capitale delle ciliegie della Riviera dei Fiori, roba da non credere. Adesso c'è ancora qualche pianta di ciliegie, ma prima era un fiume di ciliegie e un fiume di mandarini, che erano due specialità. E tu, come assessore, diciamo delegata alla cultura, oltre che presidente del Consiglio Comunale, hai voluto rivitalizzare, riportare in luce queste caratteristiche che sono veramente, sono quelle che fanno la differenza. È vero, sono quelle che fanno la differenza. Le tradizioni, soprattutto qua a Taggia, devo dire, fanno davvero la differenza. Questa festa è stata ripescata, come dicevi tu Roberto, due anni l'anno scorso, quest'anno è la seconda edizione dopo più di 40 anni, e veniva fatta appunto per promuovere tanti anni fa il commercio della ciliegia, che era un pilastro portante dell'economia di Taggia in quegli anni. E domenica 9 giugno, a partire dalle 15, ci sarà questa seconda edizione con tantissime novità rispetto all'anno scorso. Il clou della festa rimarrà ovviamente il corteo allegorico, con carri allegorici, bande e balli, ci divertiremo tantissimo. Distribuzione delle ciliegie a partire dalle 17, il corteo. E l'anno scorso abbiamo distribuito la bellezza di 6 quintali di ciliegie, nonché 6.000 sacchettini fatti uno a uno, chiusi uno a uno, da la sottoscritta, Maddalena e le tantissime donne che fanno parte del gruppo Infioratori, la Proloco. E devo dire che la festa è riuscita grazie alle tante associazioni, direi tutte le associazioni culturali del comune, i Rioni, le attività commerciali, il centro culturale Tabiese, il gruppo Sulle Ormi, i Fuochi Storici. Quest'anno c'è una novità, ci sarà anche una compagnia, sì, particolarmente importante per le tradizioni di Taggia, che è la Compagnia della Maddalena. E sono tutte tradizioni di Taggia, e c'è da dire che grazie al volontariato, perché senza volontariato non si potrebbe realizzare così tanto, e grazie a Maddalena che sei un pochino così, e il tuo entusiasmo, perché veramente tu ti lanci a capofitto, perché bisogna ricordare che anche Taggia, la città di Taggia, il comune di Taggia, si fa sempre valere anche quando ci sono le sfilate allegoriche subito dopo il festival, perché Taggia ha vinto anche diversi trofei in questa occasione. Quante siete a lavorare come volontari? Come volontari nel gruppo Infioratrici siamo più o meno 15-20 persone, insomma. Le mie, come chiamo io, le mie mitiche infioratrici, che sono veramente un pilastro portante di Taggia. Senza di loro tante cose non si potrebbero fare. Io non sarei nulla senza le mie infioratrici, veramente. È il gruppo che conta. L'entusiasmo che abbiamo ancora di portare le tradizioni e di portare insomma il nome di Taggia in giro dove possiamo. Sabato saremo a Vicoforte con un'infiorata, domenica, e poi dopo il clou sarà appunto il 9 di giugno. Ecco, tutto quello che voi vedete passare, questi filmati, si riferiscono tutte a momenti della scorsa edizione. Vedete, vi potete fare un'idea della gente, fiumi di persone, anche dalla vicina Francia, perché Taggia ha un certo appeal per i francesi, per Monte Carlo, per Nizza, per Mentone, perché Taggia piace, è sempre piaciuta, è stata un crocevia veramente importantissimo. Non a caso che Taggia, dopo Sanremo, dopo Imperia, dopo Ventimiglia, è il quarto comune più importante della
la provincia di Imperia. E il secondo centro storico più importante per estensione, lo dico, della Liguria. Della Liguria, io lo dico sempre. Abbiamo un centro storico che è favoloso. In questi due anni come amministrazione stiamo cercando, anche grazie ai tabiesi, lo dico sempre, stiamo cercando di promuoverlo in ogni modo, manifestazioni turistiche grazie all'assessore al turismo, commerciali grazie all'assessore al commercio, culturali, quindi le tradizioni sportive, in ogni modo stiamo cercando di promuoverlo e devo dire che si iniziano, è una cosa lunga, ma si iniziano a vedere i primi risultati, le prime persone che girano per le vie del centro storico in giorni della settimana. No, no, Laura Cane, che è presidente del Consiglio Comunale di Taggia, Maddalena Pastorino, veramente sono due pilastri, ma dietro di loro c'è tanta voglia di fare, che questa è la cosa più importante. Se c'è il gruppo arrivano anche i successi. Il messaggio qual è? Il 9 di giugno tenetevi liberi, venite a Taggia perché tutto il pomeriggio festa della ciliegia. Ciliegie per tutti, veramente. Vi aspettiamo tutti.